Ciao ragazzi, un nuovissimo video. In questo video vi volevo mostrare una parte degli acquisti che ho fatto nell'ultimo periodo, perché l'altra parte di acquisti l'ho ordinata online e quindi deve ancora arrivare. In questi acquisti, sì, in questo video vi faccio vedere gli acquisti che ho preso all'OVS, che ho preso da Stradivarius e che ho preso poi e poi un altro che ho preso in un centro dove vendono cose per parrucchiere ed estetiste, ma sia all'ingrosso che al dettaglio. Comincio subito da OVS. Dall'OVS ho preso due, come si chiamano? Nail Polish Remover, l'acetone, e ne ho presi due di Essence che costavano 2,29 € ciascuno. Uno è questo qua, Strong and Clean, Extra Power. Praticamente questo qua per rimuovere, sarebbe per rimuovere glitter e gli smalti con gli effetti. Insomma, questo qui l'ho già provato, però ancora non vi so dire bene com'è. Dura 36 mesi, ma conto di finirlo prima. E questo qua si chiama 02 I'm Strong. Poi, sempre per 2,29 € ho preso questo, che è praticamente nail polish remover, però acetone free. E questo qua si chiama 01 I'm Gentle. Non so se riuscite a vederlo. E questo qui è rosa, a differenza di questo che è più sul violetto. E questo devo ancora provarlo. Tutte e due sono 100 ml. E l'ultima cosa che ho preso per 3,19 € è la Love Color, la base shadow, che come sapete ormai è diventata la mia nuova base preferita. Sia questa, la Love Color, sia la Love Stage, sono le mie due basi preferite. Poi, al centro cosmetico vicino a me, ho preso uno smalto semipermanente, che è questo della loro linea, diciamo. Il 447 ed è un smalto semipermanente 10 ml, come vedete un nude rosato, forse lo vedete meglio da qui. E volevo prendere un color nude per il semipermanente perché non ne ho e mi piaceva il colore, anche perché essendo chiaro si nota meno la ricrescita, insomma. Poi gli ultimi acquisti li ho fatti da Stradivarius ed ho preso una borsa per 19,95 € che è questa, fatta così. Mi piaceva molto. Ha questo che praticamente si attacca qui, che è il bottoncino della prima cerniera. Ed ha una prima cerniera che è gigantesca e poi ne ha anche una seconda di qua, super super gigantesca, e una piccolina qui. Sto notando che non ha la tracolla e questa cosa non me ne sono accorta, non mi piace. Togliamo la carta. Però insomma, da usare per uscire è molto carina. Non è una borsa da tutti i giorni, secondo me, però per uscire è molto carina. E questa qui l'ho pagata, come vi ho detto, 19,95 euro. E poi sempre, non so dove metterla, la metto qui, sempre da Stradivarius per 9,95 euro. Ho preso questo portafoglio che almeno potevo abbinarlo con la borsa. Se si apre, se no oggi lo porto a cambiare. Ecco. E all'interno è fatto così. C'ha la cerniera per gli spicci e poi le varie carte e lo spazio per i soldi di carta. E niente ragazzi, questi erano tutti gli acquisti che ho fatto, diciamo una parte degli acquisti che ho fatto nell'ultimo periodo. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo con la seconda parte dei prodotti che ho acquistato. Rimanete aggiornati sul canale.